Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Crypto51 e mi occupo di criptovalute. Con questo video volevo farvi vedere la situazione su BTC, che cosa sta succedendo esattamente sul mercato, in quanto BTC ha superato un livello molto importante che è quello dei 12.000 dollari. Infatti ha superato la settimana scorsa il livello dei 10.000 dollari con una bella candela verde e adesso si prepara a una fase rialzista, o lo spero. Ma prima di iniziare il video vi chiedevo di supportare il canale con una bella iscrizione e di lasciare un bel like. Quindi iniziamo il video e iniziamo con il grafico di BTC USD riferito a Coinbase, quindi grafico settimanale, grafico logaritmico, e come possiamo vedere sul grafico qui il BTC ha superato questo livello che avevo segnato in precedenza, cioè il livello dei 10.000 dollari. Infatti un livello molto importante perché a livello settimanale aveva chiuso solo in questa fase qua e in questa fase qua a rialzo. E quindi un livello molto importante che ha deciso quindi questi due ribassi, questi famosi ultimi due ribassi molto importanti, e come possiamo vedere l'ha superato con forza. Infatti come possiamo vedere questa candela qui, questa candela verde con volumi in rialzo, è un momentum che sta iniziando a salire, e quindi questo è un chiaro segnale rialzista, quindi un chiaro segnale che sta iniziando un ciclo rialzista per BTC. Come avevo detto io precedentemente nel video, che dove andavo a parlare appunto del prezzo di BTC, se lo andate a vedere potete constatare come che avevo detto, se veniva superato questo livello qua, questo rappresentava un livello molto importante per BTC. Infatti è così è stato, perché questo è un livello che, se in questo caso, è stato rotto al rialzo e quindi ha prodotto una fase di bull run. Se veniva rotto al ribasso, quindi rimbalzava sui 10.000, poteva verificarsi una fase ribassista e poteva andare sui 7.500 o 6.000 dollari. Superato il livello dei 10.000, adesso sta toccando il livello dei 12.000. Questo è anche un livello molto importante perché storicamente solo in questa fase qua, cioè questa fase della parte finale della bulla, la candela non ha chiuso al di sopra di questo livello qua. E infatti al momento in cui sto registrando il BTC, quindi la candela verde che ha superato questo livello qua, non è riuscita a chiudere sopra ai 12.000. Ma questo non potrebbe essere un problema, perché con questa fase qua si sta iniziando un nuovo ciclo rialzista, quindi ci potremmo attendere un rintraccio per poi iniziare con una fase rialzista. Quindi dobbiamo stare attenti, quindi dobbiamo seguire questo livello qua, quindi dobbiamo vedere nella settimana successiva che se la candela continua a chiudere al di sopra di questo livello qua, allora significa che la fase di rialzo è confermata. Altrimenti, se si crea una candela tipo questa qua, una Shadow, allora la situazione cambia, perché si potrebbe verificare una fase ribassista. Ma ne dubito, perché ci sono molti segnali a favore di BTC che potrebbero ovviamente farlo aumentare. Ovviamente, se noi andiamo a vedere un dato molto importante, cioè il dato del hash rate, quindi la potenza di mining su BTC, come possiamo vedere è in continuo aumento. Questo perché sulla rete di BTC si sta continuando ad investire, e quindi se in un mercato che non si intravede, quindi non si prevede una fase di rialzo, quindi non si aspetta una fase di rialzo, allora non ha senso continuare a investire sulla rete, perché potrebbe ovviamente crollare tutto il mercato. Quindi abbiamo un dato molto fondamentale, che è quello dell'hash rate che continua ad aumentare su BTC. Un altro fattore molto importante è l'indicatore del Fear and Greed Index, che è questo indicatore molto importante perché segnala le fasi di sentiment di mercato su BTC. In questo caso siamo in una fase di sentiment
positiva, cioè ci aspettiamo sul mercato una fase di rialzo e quindi storicamente se noi andiamo nella parte bassa del grafico e andiamo a mettere max, possiamo vedere come storicamente questo indice ha segnato tutti i vari momenti del mercato e come possiamo vedere il massimo che ha corrisposto in questa fase qua ha preannunciato quindi un movimento ribassista. E quindi, come queste fasi qua che hanno preannunciato quindi un movimento rialzista, quindi sono fasi di minimo e massimo. In questa fase qua che ci troviamo noi era in una fase laterale qua, infatti segniamo un valore 40-50 e adesso questo indicatore potrebbe continuare a salire e andare sui livelli di 90-100, che sarebbero i livelli che dove fanno segnare un mercato dove c'è molta volatilità su BTC è un mercato con estremo positivismo, quindi significa estremo rialzo, quindi fase di rialzo. Invece un altro indicatore molto importante è questa notizia dove gli Stati Uniti si stanno stampando sempre più moneta. Infatti, secondo questo post di Cointelegraph, che metterò anche in descrizione, potete andare a leggere che negli Stati Uniti si stanno stampando sempre più dollari riguardo alla vicenda del Covid. E questo è un fattore molto scatenante per BTC perché il dollaro sta continuamente perdendo valore e quindi e le persone si stanno spostando sempre di più su beni limitati come nel caso di BTC, anche oro e argento, quindi materie prime e in questo caso anche token digitale, quindi BTC. Ecco ragion per cui Bitcoin è destinato a continuare a salire, quindi fino alla fine dell'anno prevedo che ci sarà un rialzo su questo mercato. Questo perché la svalutazione continua del dollaro spinge molte persone a spostarsi su beni rifugio e Bitcoin rappresenta un bene rifugio molto importante e questo è un fattore molto scatenante dal punto di vista del prezzo di BTC perché potrebbe far innescare una reazione a catena, quindi far iniziare una fase di bull run molto decisa, molto forte, che potrebbe addirittura superare il suo massimo storico che era sui 20.000 dollari. Questo perché si potrebbe creare una fase di FOMO su questo mercato che potrebbero spingere moltissime persone a creare un'altra bolla come quella del 2017. Se possiamo, andando ad analizzare le varie fasi di mercato, possiamo vedere come questa fase precedente di bull run, che era iniziata a dicembre 2018 e finita più o meno a giugno 2019, è completamente diversa a questa nuova fase su BTC. Questo perché sono due periodi storici e due momenti diversi di BTC perché riguardano due situazioni molto differenti. Qua BTC veniva da una fase di correzione di una bolla scoppiata, mentre qua viene da una fase più consolidata, più matura, con un ulteriore sviluppo sulla propria rete. E quindi, analizzando queste due fasi, possiamo dire che questo rialzo qua potrebbe essere molto più grande di questo rialzo qua. Anche perché un altro dato fondamentale è il costo di produzione del BTC che se noi andiamo a metterlo a livello del giornaliero possiamo vedere come BTC continua a stare ancora al di sotto del prezzo di produzione. Questo è un dato molto importante perché i miner stanno continuando a produrre BTC in perdita e quindi questo fattore potrebbe essere anche un altro fattore di rialzo del prezzo, quindi un livello che dovrebbe stare sopra ai 16.000 dollari, ragion per cui è riguardo al massimo storico, quello del 2017. Quindi per questo video ho concluso, vediamo nella settimana successiva che cosa succederà su questo mercato. Vediamo un po' se supererà con decisione quel livello di prezzo che non ha mai chiuso a livello di settimana sopra quel livello, cioè sopra i 12.000-13.000 dollari, quindi un livello molto importante e vi terrò aggiornati sul sviluppo di BTC. Fatemi sapere nei commenti di che cosa pensate di questo momento di mercato di BTC, se prevedete anche voi una fase di rialzo oppure rimbalzerà
e avremo quindi un'altra fase di ribasso ancora per molto. Fatemelo sapere quindi tutto nei commenti e ci rivedremo alla prossima.